sento mignotta. Beh, tu non sei più tempo. Un tipo? Certo, quella se n'è accorta subito. Che è successo, ragazzo? Vanno a fare esecuzione. Dove? Arriva Grande. Lo senti, Olimpiade? Ti ha detto? Senti, il condannato a morte. Ti piacerebbe vedere uno che gli tagliano la testa? Oh, oui, oui. Non ho mai visto questo. Mamma mi raccontava della rivoluzione. Hai capito, io piace. E andava sempre a vedere, ma io ero piccola. Oni va? Allora, andiamo, oh. Vieni. Andiamo a vedere. Corri, corri, Nanni. Andiamo, andiamo. Ah, avete anche voi la ghigliottina? E questo è un regaluccio che ci avete portato voi dalla Francia. Prima noi sti lavoretti li facevamo a mano, con accettata, zangate. Oddio, che cosa orribile. Ma sei barbaro. È barbaro, sì. E questo è più moderno. Vuoi mettere il condannato, sta più comodo lassù. Eccolo, eccolo! Grazie alla mignotta, la soffiacchi tua, grazie! A morte! Senti come batte. Senti. Sì. Che sei, emozionato? Anch'io, sai? Per lo spettacolo? No, è un'emozione de mano. Levatemi il cappuccio! E ridatemi il mio cappello, forza! Ma quello è Don Bastiano. L'hanno beccato. Ma lo conosci? Chi è? Un amico mio. Per l'ultima volta, sei ancora in tempo, figlio. Avanti, camin, me. Il condannato rifiuti i sacramenti. Io non rifiuto proprio niente. I sacramenti me li do da solo, è chiaro o no? Io sono stato consacrato prete e prete rimango fino alla morte. E voi, massa di pecoroni invigliacchiti, eh? Sempre pronti a inginocchiarvi, a chinare la testa davanti ai potenti. Adesso inginocchiatevi e chinate la testa davanti a uno che la testa non l'ha chinata mai, se non davanti a questo striumolo qua. Inginocchiatevi, forza! E fatevi il segno della croce. Oh! E ricordatevi, eppure nostro Signore Gesù Cristo è morto da infame sul patibolo, che è diventato poi il simbolo della redenzione. Inginocchiate, tutti qua. E segnate. Avanti. E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis, a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo, al boio qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto, posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo! E adesso, boia, mandami pure all'altro mondo. Da quel Dio onnipotente, lui sì, padrono del cielo e della terra, al quale al posto dell'altra guancia io porgo tutta la capoccia. Te lo do io il segnale, eh? Oh, il mio cappello, ridatemi il cappello! Deve cadere con la mia capoccia e non da solo, anzi. Il cappello. Sei pronto? Vai! Scusami, ma volevo insegnarti una delle usanze più antiche del popolo romano. Vedi, in occasioni come queste, i padri danno uno schiaffone ai figli perché si ricordino qual è la fine di un brigante. E penso che tu lo ricorderai pure tu. No. Andiamocene. Andiamo a dimenticare.